Eccoci allo studio finale di questa Unit 7, dove però ne ho approfittato per mettere dentro un po' di spezie, un po' di pepe. Cioè, oltre all'Ameron, che quindi finisce su una corda che va suonata solo col plettro, ho anche cambiato l'accordo. Quindi abbiamo due Ameron, dove il secondo va a finire su un altro accordo. Vediamo proprio nella prima misura, dove dal La minore... Ok, adesso l'ho fatto col 3, facciamolo col 4. Ok, perché questo movimento l'abbiamo già visto. Cioè di passare con le dita deboli, ok? Quindi la prima misura fa così. La seconda uguale. La terza è uguale ma con re minore. In questo caso invece che prenderlo così come il mio solito, lo prendo così perché così sono già pronto sul sol per avere questo re. Ok? Ok? La quarta misura sarà un'altra difficoltà. È un pull off che va a finire senza essere ripizzicato dal dito, dal polpastrello o unghia che sia, a una corda sul basso a vuoto in questo caso. Quindi, prima e seconda misura, terza misura, quarta. Ok, bene, facciamolo insieme col metronomo. Siamo a 60.